Lanciamo per l'ennesima volta con caparbietà l'attenzione sul tessuto industriale di Salerno. Questa volta lo facciamo partendo da una considerazione che è in atto la quarta, che è in atto la quarta rivoluzione industriale, che c'è una trasformazione che interverrà sulle fabbriche, che il manufatturiero cambierà faccia, che i tempi di produzione, i mezzi di produzione muteranno, che arriverà la robotica e che tutto questo necessariamente avrà un influsso anche sui livelli dell'occupazione. E lo facciamo nella consapevolezza che per tempo bisogna discutere di come rilanciare le attività, ma nel rilanciare le attività lo dobbiamo fare attraverso un apparato industriale che tecnologicamente si è rinnovato. Da qualche anno a questa parte manca sicuramente una politica industriale che consideri le potenzialità della regione Campania come attrattive e come attrattori verso grossi gruppi industriali esteri. Ormai non c'è più nulla, i grossi gruppi industriali vanno via, con un governo come quello attuale è anche molto facile. Stiamo arrivando a vedere ai tavoli di crisi una velocità nella trattativa di cui io non ho sicuramente ricordo. Prima con il governo precedente i tavoli di crisi avevano una lunga gestazione fatta di situazioni in cui si consideravano varie opportunità, in cui c'era un panel di opportunità che si mettevano in campo, si analizzavano molto bene. Oggigiorno vi devo dire che invece si va molto di corsa, si va molto veloci e quindi alla fine una vera soluzione per assicurare l'occupazione non c'è. La Regione Campania mette in campo sicuramente moltissime politiche attive al lavoro, ma questo non c'entra con la reindustrializzazione, che invece ha bisogno di un substrato economico molto forte. Tre parole che segnano secondo me le difficoltà di questo momento, di questo paese, perché pur essendo noi il secondo paese manifatturiero d'Europa stiamo vivendo un momento, e lo dimostrano le tante crisi sui territori, un momento di grande difficoltà. L'innovazione è un tema importante sul quale ci siamo sempre impegnati in Italia, basta pensare all'industria 4.0, ma anche questa in qualche maniera viene depotenziata. Sull'occupazione, che dire, gli ultimi dati, 51% di disoccupati giovani nel mezzogiorno d'Italia. Io credo che le politiche messe in atto dall'attuale governo non siano state idonee per risolvere i problemi. Io lo abbiamo sempre detto, il lavoro non si crea per legge, non si crea per decreto. Iniziative come quota 100 e reddito di cittadinanza mi pare che non abbiano sconvolto il mondo. Qualcuno ha detto che questo doveva essere un anno bellissimo, lascio agli italiani giudicare se l'anno è bellissimo.